Durante gli anni in America, siamo stati in America come migranti, con mia sorella, anche con mia madre, siamo tornati al nostro paese. E ogni volta che torniamo al nostro paese, questa accoglienza non è strana. Quindi è questo sentimento che ci porta sempre a tornare al nostro paese. Come infatti è stato sempre un sentimento che mia sorella è tornata qui a vivere proprio per questo motivo. E quindi è un sentimento che dopo un paio d'anni essere negli Stati Uniti lo sento proprio in cuore di tornare qui fra i miei, mi sento fra sempre i miei e amici, amici di terra, si può dire? Si può dire? Certo, bellissimo. Questa è l'emozione più forte raccontata dal Cosentino di Marzi, Mauro Fiore, premio Oscar del cinema per la migliore fotografia realizzata con il film di Cameron, Avatar. Intensa la sua agenda che lo vede protagonista in importanti appuntamenti nella sua terra d'origine, giunto, come promesso, a festeggiare l'ambito premio tra parenti ed amici. Dopo l'alto riconoscimento ricevuto dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a Roma, che lo ha accolto assieme al Sindaco di Marzi, Lorenzo Aiello, e dalla sua famiglia al Quirinale, ieri sera l'arrivo sotto la pioggia nella sua Marzi. Questa mattina, accompagnato dal primo cittadino del suo centro natio, Mauro Fiore, che vive in America dall'età di 7 anni, ha incontrato il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio. Notevole la ressa di cronisti, fotografi e telecamere. Già dal suo ingresso nel palazzo di provincia, un nutrito schieramento di fan ha voluto conoscerlo, toccarlo, fare foto con lui. Poi in corteo l'incontro con il presidente Oliverio, che ha voluto congratularsi con lui per l'ambito premio. Accompagnato dalla sorella Mariuccia, che gli ha custodito gelosamente la statuetta d'oro, Mauro Fiore ha prima posato per le foto di rito assieme al premio Oscar e poi ha raccontato la sua esperienza americana di questo premio, che ha inorgoglito tutta una nazione, ma soprattutto la sua terra natia. Ho avuto un'accoglienza ieri sera nel mio paese che entrando prima nell'arco delle Castagnite, famosissimo arco di Castagnite, ho trovato delle statuette, 40 statuette, che hanno fatto la via entrando in comune, e dopo in comune la gente con la pioggia, proprio un'accoglienza che non avevo aspettato mai, quindi un'emozione mi sono sentito, ma un sentimento che non è strano per me tornare in paese e avere questa accoglienza, anche forse così grande, però tornare al mio paese così dal solito, ogni volta che ritorno è sempre il stesso sentimento. Un altro pianeta completamente. Credo che Hollywood è stata più una cosa, per esempio, andare a prendere l'Oscar insieme con mia moglie in macchina è una cosa privata, e dopo il prossimo giorno non abbiamo sentito niente, ma qui ho visto che è assolutamente una cosa proprio grandissima, questa gioia delle persone che anche quel momento sono state con me. A quel momento mi sento proprio parte di questa patria, questa madre, padre dell'Italia che sono nato. Sul palco degli Oscar l'abbiamo sentita dire viva l'Italia, pensava a casa sua. Sì, sì, ho pensato, mi è venuto proprio come sentimento nel cuore a dire quella parola, e le emozioni mi hanno portato a dire queste parole così. Ho contato la storia di mio padre e mia madre che sono andati in America con 4 valigie, ho cominciato come emigranti, il nostro futuro, hanno creato il nostro futuro, si può dire. Lei è andato via giovanissimo, è andato in America, sapeva già che avrebbe vinto l'Oscar? No, avevo 7 anni, non sapevo niente. Ho fatto le prime elementari qui, quindi per me è stato anche un sogno andare in America, perché non sapevo niente, una fantasia, sono arrivato lì, mi ricordo anche i primi giorni con le luci di Chicago, proprio così, un ragazzino di 7 anni, per me è stato sempre come un sogno anche andare in America. E la macchina fotografica la sapeva usare? A quel tempo no, assolutamente no. E poi? E poi è diventato proprio una passione, è diventata un'emozione interessante per me. Dopo fare al liceo mi sono interessato della fotografia, anche a quel punto era una fotografia più chimica, mi è interessato proprio la fotografia, da quel punto ho pensato una carriera in fotografia, però non era una cosa che era
era possibile durante quel tempo, perché nessuno della mia famiglia aveva a che fare con la cultura, varie cose così. Ma dopo entrare a visitare una scuola, sono stato a Chicago a trovare varie scuole di arte. Ho trovato una scuola, Columbia College, dove mi sono occupato di studiare cinema, perché le mie passioni da fotografia e musica messe insieme hanno creato il cinema. Per me è diventata una passione particolare. Cosa si porta già i calabresi che si identificano con lei? I calabresi che mi identificano con me? Io vorrei dire che è tutto possibile, questo sentimento che è tutto possibile nella vita, avere sempre speranza. E dico che non è un sogno, per me non è un sogno, è un lavoro di passione, un lavoro di anni che ci ho messo a questa carriera. Per esempio, dopo un paio d'anni che non vengo qui in Calabria, c'è sempre un sentimento dentro di tornare a questa terra, perché socialmente forse negli Stati Uniti non è un posto con questa caldezza, e c'è proprio un sentimento in me che devo tornare qui, avere queste emozioni. È stato difficile sfondare nel cinema? Difficile forse, sì, assolutamente. Parecchi anni con sempre a mettere insieme un lavoro forte, ma dopo tanti anni sono arrivato anche a creare questa carriera. Qual è la prima sensazione che si pensa quando si sente il proprio nome essere proclamato vincitore di un Oscar? Beh, quel momento è stato stranissimo, che non me lo ricordo, sono uscito fuori dal mio corpo quel momento, quindi non mi ricordo, proprio non ci credevo. Si sarà chiesto se era lei o un altro? Sì, forse era un altro, non ci credevo proprio, ma quindi è stata una grande sorpresa, questo posso dire. A che stai lavorando adesso? Adesso sto lavorando ad un film che giriamo in Detroit, un film che è chiamato Real Steel. L'attore protagonista è Hugh Jackman, è un film prodotto da Steven Spielberg, regista è Sean Levy. Un altro Oscar? Beh, non si sa mai. Hai pensato di fare qualcosa per la Calabria? Qualcosa per la Calabria sono sempre disponibile a fare, assolutamente. Ieri sera ho trovato una grande folla a Marzi sotto la pioggia, prima ha avuto anche l'incontro con Napolitano a Roma. Sì, sì, un'accoglienza abbiamo avuto da Marzi, proprio completamente non l'aspettavo. Una pioggia drammatica, un momento drammatico in macchina, che la gente tutto in giro alla macchina che non usciva mai, sembravano i Beatles che arrivavano a Marzi.